Leonard Bunto a casa Carlotta! Ben arrivato, mamma mia, che giornate sono le tue, che giornate, mamma mia, come sono, intenzione, sì, sempre intenzione, la vita veramente, sempre a lei. Leonard Bundu, per chi, quei pochi, quei tre gatti che non lo dovessero conoscere, Leonard Bundu è un campione di pugilato che fra pochi giorni, il 13 dicembre, a Las Vegas, darà l'assalto al titolo di campione del mondo ad interim, WBA dei pesi, lo so che molti dicono welter, ma si dovrebbe dire welter, o mi sbaglio, perché tanti, sì, no, welter, no, welter la tedesca, inglese, invece è welter, è welter in inglese, sì. E tu lo sai l'inglese, sì, perché sì, in Sierra Leone, sì, terra Leone, da sì. Allora, il nostro Leonard è per metà, ormai te l'avranno detto tutti, lo dobbiamo ridire per quelli che non ti conoscono, per metà serialonese e per metà fiorentino, perché la tua mitica mamma, perché io ho letto il libro, tra l'altro la salutiamo, Michela Lanza, che ha scritto questo bel libro su Leonard, da cui mi sono proprio approvvigionata per prendere delle nozioni, è stata una grande la mamma. Certo. La mamma è stata una grande, perché negli anni 60 sposarsi con un uomo che veniva a studiare qua a Firenze della Sierra Leone. Non era una cosa da tutti, una cosa facile, insomma. Poi e iniziare questa vita incredibile che avete avuto, rocambolesca, fra l'Africa e Firenze. È stato... Allora, a parte la tua vita di cui parleremo tra poco, parliamo di questa sfida incredibile, perché poche volte siamo arrivati a questi punti qui, di vedere uno, soprattutto uno di Firenze, quindi per noi una gloria particolarmente importante, ma insomma un pugile italiano a questi livelli. Ma come ti senti? Te lo saresti immaginato? Emozionatissimo, io sono proprio ho lavorato tutta la mia carriera pugilistica per arrivare a questo punto qui, anche se magari non me lo immaginavo nemmeno quando ho iniziato, perché ho iniziato così, ho detto vabbè, sapevo che sì, ero iniziato così. Tu hai iniziato il famoso maestro, che lo salutiamo perché è un mito quello, me lo farai conoscere una volta, promettimelo. Il famoso maestro Boncini, che è un po' un padre per te, secondo certamente, per certi versi. Lui è padre di tutti noi, siamo in palestra, che ci segue oltre il lavoro in palestra, ci segue anche fuori nella vita comune, quindi dell'Accademia Pugilistica, ricordiamo, che è sotto lo stadio, sotto il palazzetto dello sport, sotto lo stadio c'è un'altra palestra. Va bene, comunque sia, lui ha intravisto in te quello che tu non avevi ancora percepito, cioè ha detto questo è un fenomeno, ha cominciato a non farti pagare neanche più per andare lì e ha detto ora piano piano me lo faccio crescere, sì, e infatti l'ha visto proprio giusto, ok? Infatti. Allora, a sommi capi, ricordaci un po' qual è stato il tuo percorso. Naturalmente sei partito dai dilettanti per poi arrivare alla nazionale, per poi arrivare, cioè al professionismo, alla nazionale e poi arrivare a questi livelli. È stato più talento, cioè è stato più qualcosa di tuo, o è stato più determinazione a un certo punto? Perché all'inizio abbiamo capito che è stata un po' una cosa fortuita, cioè ti sei ritrovato con questo talento in mano, ma poi... Sì, sinceramente ho iniziato così perché ho sempre voluto fare questo, uno sport da combattimento, c'era la palestra di pugilato vicino a casa mia e ho iniziato e lì va bene. Poi man mano ho fatto i campionati italiani, sono stato visto dall'allora CT nazionale Patrizio Oliva, che dice delle cose meravigliose di te, Patrizio. Sì, cioè, ora mentre tu parli io vado a riprendere. Leonard aveva e ancora oggi una forza esplosiva spaventosa che pochi pugili vantano di avere, è uno dei più forti al mondo nella sua categoria. Speriamo. Patrizio Oliva, sì. E ho fatto diversi anni con lui in nazionale, ho vinto un po' di tornei internazionali in giro per il mondo, ho fatto il bronzo ai campionati del mondo del 99, e la partecipazione alle Olimpiadi del 2000 a Sydney, e ho fatto un po' di carriera, però insomma ero giovane. E ho detto non ho mai pensato di farlo veramente, anche se lo facevo seriamente, che sei quasi un professionista anche se sei teoricamente un dilettante lì, però lo facevo, andava bene, ho portato risultati, poi dopo le Olimpiadi ho continuato altri 2 o 3 anni. Le Olimpiadi è stato un momento anche di delusione per te? Sì, anche perché per me sin da piccino guardavo le Olimpiadi in televisione e ho sempre detto mamma mia, ci voglio andare, voglio andare come spettatore alle Olimpiadi. Poi dopo, ritrovandomi come atleta alle Olimpiadi, per me era il massimo, avevo già vinto, non dovevo fare più nulla, quindi mi sono accontentato di quello,
della mia partecipazione alle Olimpiadi. E ti detto, sei un pochino... Mi sono un po', sì, adagiato un po' sulla situazione. Allora, il maestro Bonci, vero chiami Bonci, te? Il maestro Bonci dice che te ce l'hai questa cosa, ce l'avevi almeno prima di conoscere una persona particolare, certo. Quella di adagiarti un po' a mangiare troppo. Quello mi piace tuttora. Ti piace tuttora, lo sappiamo, bere la birra, insomma, quelle cose lì. La birra, un ottimo integratore di sale minerale. Io l'amo, ti capisco. Te la facevi anche da solo, ho letto. Anche sì. Il pane, ora ti fai da solo. Ti piace proprio fare le cose? Mi piace proprio cucinare, mi piace mettermi dietro e sperimentare. Non sono tanto un ottimo cuoco, però mi piace sperimentare e fare le cose. Con la tua Giuliana, allora possiamo dire, Giuliana è la compagna. Giuliana. Di Leonora, che ha avuto tanta importanza, perché gli ha dato tanta sicurezza, calore di famiglia, appoggio, cose che evidentemente ogni sportivo cerca in fondo, è vero o no? Sì, questo sì, un po' in tutti gli sport noto questo, no? Sì, che sì, è molto importante l'aspetto privato per dare il meglio. È completamente dell'essere di me stesso, prima di incontrare la Giuliana eri un via po' con la giornata così. Poi una volta conosci la Giuliana, dopo sei mesi, Giuliana era già... che lavorava in un noto locale fiorentino tua sorella. Con mia sorella, quella bellissima. Io tua sorella, grazie. Ho visto tua sorella bellissima, ricordiamo che è stata la compagna per tanti anni di Piero Pelù, grande Piero. Sì, sì. Allora, Andrea e Frida sono invece i tuoi bambini e loro ti hanno dato ancora più motivazione. Certo. Quando sali sul ring, il pensiero quando sali sul ring, ora soprattutto, per chi è? Sì, no, ma sicuramente è la famiglia, i bambini, la famiglia, tutti quanti, cioè io faccio questo proprio per loro. Ora mi responsabilizzo sul fatto che ho fatto tanti anni questo pugilato, ho fatto più di 20 anni di questa cosa qui, quindi sono arrivato in cima, devo capitalizzare su questa cosa qui, devo cercare di dare il massimo per provvedere anche alla mia famiglia, quindi ogni volta che salgo sul ring penso che devo dare il massimo che posso, perché devo per forza arrivare a qualcosa, devo cercare di confermare che sono un pugile. Ascolta Leonard, molti pugili sono un po' cattivelli, no? Pensiamo al grande Mike Tyson. Ma non è vero, questa è la concezione. Aspetta. Che mentre tu, da quanto ci raccontano, sei proprio un gran pezzo di pane, sei un bravo ragazzo. Sì. Allora, come fai a diventare cattivo sul ring? Cosa vedi nell'altro davanti a te? Perché dovresti in quel momento odiarlo, no? In qualche modo. Invece no, non è questa la situazione. Cioè, noi pugili, anzi, chi conosce veramente i pugili vedrà tutto un altro aspetto del lato umano dei pugili, appunto. Non è per niente, non siamo per niente violenti o incazzosi. Infatti so che ce l'hai un po' con lo spirito del calcio storico fiorentino, perché tu dici sì, è bene in quel momento fare finta di odiare il nemico nel campo, ma fuori, ragazzi, stiamo calmi. E giustamente io tutta in palestra siamo c'ho tutti i calcianti che soprattutto verdi, che sono tuoi amici, sì. Vedi, ho avuto, sì, sono tutti amici verdi in palestra, ho avuto grandi amici bianchi, dappertutto, io non c'ho problema. Cioè, uno sport deve essere uno sport, insomma, se vai lì c'è competizione altissima dove uno cerca appunto con tutti i mezzi possibili di vincere, di portare il risultato a casa. Però una volta finito lì, come il pugilato, finito, ci andiamo a mangiare una pizza insieme, a bere una birra insieme, cioè una cosa di genere. Io con tanti miei avversari sono rimasto in buoni rapporti, io tuttora, prima di questo incontro, mi ha chiamato Daniele Petrucci, con cui ho vinto il campionato italiano e europeo qui a Firenze, e mi chiamava per mostrare il suo supporto e la sua dedizione. Ma ti vogliono tutti bene, è una siamo cosa rimasti, pazzesca. Siamo tutti molto in sintonia con noi, ci cerchiamo di aiutare. Però non per tutti i pugili, credo sia la stessa cosa. No, poi ci sono le eccezioni, ci sono quelli che vanno cercando di fare. Io penso che tu abbia due caratteristiche in fondo, sei una persona con i piedi molto per terra, una persona che non si monta per niente la testa, l'opposto anzi, forse troppo poco. Qualcuno lo dice, forse troppo poco. Ma grazie, però insomma io... E c'è una tua forma di timidezza forse che hai? Sì, riscatta sul ring? Può darsi che sì, nella vita normale sono abbastanza calmo, diciamo, anche se ho passato i miei momenti a testa calda anch'io, però diciamo che
Quando salgo sul ring, entro in modalità come lo chiamo io, modalità combattimento, cioè vado lì, sono programmato per fare quello che ho fatto 20 anni in palestra, più di 20 anni, modalità combattimento, vai lì e cerchi, non c'è odio, non c'è amore sicuramente, però c'è solamente la voglia di vincere, di fare quello che so fare. Allora, ti voglio dire che invece qui ci sono prove di odio da parte del tuo sfidante, che negli Stati Uniti sta dicendo cose cattive, cattive per prepararsi alla sfida. Dopo ne parliamo. Okay. Intanto voglio chiederti, hai un tatuaggio, mi risulta? Sì, ho un tatuaggio. Che cosa recita? C'è scritto Hard Life, che vuol dire vita dura. Dalla canzone che ti ha ispirato? Torino, caro Torino. Eccola qua. Ecco. Eccola qua. The Eye of the Tiger, cosa vuol dire? Cioè, lo sappiamo, l'occhio della tigre, no? Ed è quell'aggressività che fa capire, eccolo, c'è, no? Il Boncinelli sì. voleva tante volte vuole vederti quest'occhio, quando il momento. Ma ci sarà Las Vegas, lui, certo. Lì al bordo. Partiamo insieme i tre mercoledì. Mito, partiamo, mito. Certo, senza di lui. Ti sei sempre affidato solo a lui. Certo, sì, lui è stato quello con cui ho iniziato, tuttora. Ma quando non stai a Firenze fai da solo o c'è qualcun altro che ti segue? Quando sono a Firenze mi alleno una palestra giù a Cisterna di Latina, dove vivo in collaborazione con due maestri che sono in collaborazione con Alessandro Boncinelli e lui li manda praticamente, anzi manda a me l'SMS alle 6 mattino, che è un grande. 2 ore di Gonzalo, 3 ore di... Lucio Chelazzi è qui l'amico che è stato il nostro Trade Union e che ha portato qui Bundu, Leonard, grande. Qui da noi. Senti, cosa ti ricordi degli episodi all'inizio quando eravate insieme nella palestra a prepararvi vicino al microfono? Grazie Lucio. Un episodio, dai. Di episodi ce ne sono tanti che ci accomunano, soprattutto con gli altri ragazzi anche della palestra di quel periodo. Quindi, anni 90, no? Sì, 92, 93. E Boncinelli che faceva? Boncinelli una gran pazienza. Con lui? Pazienza. L'uomo della pazienza infinita. Ha detto, come lui non me ne capitano più. Lui e con tutti noi che si girava intorno a lui e viceversa, perché era ingestibile, un gruppo ingestibile. Il motorino vi seguiva. Con talenti naturali sia sul ring che fuori dal ring. Come funzionava? Vi seguiva il motorino mentre Ciao, ci seguiva quando andavamo a correre. Noi a corsa e lui dietro il motorino. Forza, veloce. Ascolta, Leonard, ma quando hai capito e fa, cioè nel senso proprio sono a livelli alti, non lo dici mai, scommetto. Sì, sinceramente non ho mai pensato a questa cosa, solamente appunto ho detto quando sono passato professionista e poi dopo ho vinto i miei primi titoli, ma specialmente devo dire il cambiamento è stato in ultimo quando ho vinto il campionato d'Europa, che è veramente un titolo importante. Paradossalmente il cambiamento è stato negli anni in cui nessuno avrebbe pensato che tu potevi, certo, quegli anni ormai, lì, dice, sì, ormai questa ormai è la carriera standard. Invece sono arrivato ad essere campione d'Europa e lì ho detto vabbè, ora ho vinto un titolo, non è che si vince così da un giorno all'altro e... Cerchiamo di capitalizzare su questo fatto qui. Allora, tu sei uno scorpionaccio, pochi giorni fa hai compiuto 40 anni. E Keith Thurman, quanti anni ha il tuo... Lui pochi giorni fa, 26 anni. Allora, imbattuto, noto per essere uno che manda KO gli avversari abbastanza facilmente. È quello che ha detto anche, te lo dico, sì, perché l'hai letto le interviste, voglio dire. Dice lui, si immagina, allora, chiaramente sono quelle che sono interviste che devono fare, no? Certo, Las Vegas, dove, scusami, al Mandala... All'MGM Grand, Ma ragazzi, ma vi rendi... Lì è proprio il tempio della box, dove anche ora ad agosto sono stato lì in vacanza con la mia famiglia, sono andato a vedere... Sei andato a vedere, a renderti conto. Che è l'atleta più pagata al mondo. E che tra l'altro, notizia di oggi, l'hai vista, no? Quella notizia, che incontrerà, ora sbaglio Pacquiao, di sicuro, Pacquiao, per 200 milioni di dollari. Sì, sono in trattativa, si pensa che dovrebbero portare finalmente, ma sono 3-4 anni che devono combattere e ora finalmente non c'è più scusa, più motivo di evitare questo confronto, che sarebbe proprio una... Quando vai a Las Vegas? Quanti giorni prima del 13? Il 3 parto, 10 giorni prima. 10 giorni prima? Per abituarti alla situazione lì. Orario e tutto. Senti, e parlando invece non degli Stati Uniti, ma della tua terra natale, della Sierra Leone, che sta vivendo un momento molto difficile per via dell'Ebola, un momento terribile. Hai notizie, amici, parenti? Sì, ti tieni informato? Ho parenti a parte
parte di mio padre, che appunto è sanese, ogni tanto ci sentiamo. Loro sono chiaramente, vivono una situazione di terrore, possiamo dirlo, sì. Dove non insomma tutti tutti sì, hanno veramente paura, terrore, anzi addirittura è il nuovo AIDS, è il nuovo AIDS, anche molto se peggio sì. Che nel senso sì. E il problema è che oltre alla malattia ci mette anche dietro il fatto che se te hai avuto un parente o qualcuno in famiglia che è stato contattato a contagio con l'Ebola, vieni emarginato lui e tutta la famiglia, quindi c'è stata situazione, ora la situazione sta migliorando, però c'è stata una situazione dove la gente nascondeva i corpi morti in casa per mamma non farlo mia. Che situazione incredibile. Sierra Leone, che ricordiamo, poi fra l'altro non bastasse, aveva vissuto degli anni incredibili. Tu sei venuto via a Firenze con la tua famiglia quando c'era la guerra civile, quindi venuta via da anni difficilissimi per via della situazione sociale, adesso anche questi problemi. Te che volevi portare la tua famiglia a incontrare i tuoi parenti e amici, dovrai aspettare ancora un bel po'. Ora dovrò aspettare, sì, perché ora i bambini cominciano a crescere, ho due figli di 5-7 anni, e vabbè, ora poco li porto su, però ora non è proprio il caso, quindi aspetteremo. Senti, sappiamo del supporto che ti dà tua moglie, dell'amore che ti danno i tuoi bambini, perché l'ho visto anche in dei video, sono meravigliosi. Non ti ho chiesto in questo momento come sta vivendo questo tuo periodo tua madre e i tuoi fratelli. Ah, la mia mamma e i miei fratelli, mia sorella intanto. Papà non c'è più, ma ti guarderà dall'alto, si spera, ti proteggerà. Certamente, la mia sorella viene con me, lei è la mia fan numero uno. Quindi lei anche lei sarà lì presente a tifarmi. La mia mamma è Antonella, Jacopo e i tuoi fratelli, certo. Naturalmente. Il mio fratello Jacopo è quello più sensibile di tutti, quindi dall'ultima volta che ho fatto l'incontro prima dell'Europeo, prima di quello a Firenze, ho fatto sempre con Petruccia a Roma e avevo un bernoccolo grosso così in testa, quindi ha detto basta, vai figlio, non vedrò mai. Ah, lui non ce la fa a vedersi. Sì, dice. Un po' lo capisco. No, però poi dopo è venuta a Firenze a cosa sì. La mia mamma, anche lei, la mamma soffre parecchio, però sono tutti con me, mi danno un grande supporto e sono contento per questo. Allora, tu sai, questo è un programma radiofonico, abbiamo anche musica, mi dispiace perché continuerei a intervistarti non sai quanto e sicuramente quando finirò dirò dovevo chiedergli questo, perché io non scrivo mai niente, vado così a braccio. Allora Leonard, da parte mia e da parte di Lady Radio, di RDF, di tutti noi, un grande in bocca al lupo, sei veramente un vanto per la nostra città, ok? E spero che tornerai con buonissime notizie. Molto volentieri. Siccome so che quando sali sul ring, prima di salire, ti monti, come si dice, ti carichi, una canzone ben precisa, che è Hate It or Love It di The Game, Fit 50 Cent, guarda, il nostro Luca Paradisi si è messo lì a cercartela mentre parlavi, grazie, e così te la mettiamo, in bocca al lupo, Leo. Crepi il lupo, grazie a tutti di essere voi, venuto grazie a trovarci. Carlotta, grazie alla Radio, grazie a tutti. Grazie, ciao. Coming up, I was confused, my mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a four finger ring. One of them gold ropes, Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope, tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas just stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good. In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could. Made it a love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Made it a love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me.